Vinitaly 2019, pioggia di premi da Cantina di Soave, direttore Bruno Trentini, cosa ne pensa? Beh, direi un premio importante, quello del miglior spumante della manifestazione, che premia il nostro Durello, quindi doppiamente importante per quanto ci riguarda, perché Durello è una denominazione su cui noi abbiamo creduto, abbiamo investito, stiamo investendo, riteniamo che possa essere nel panorama delle bollicine un prodotto veramente che nel futuro emergerà per il suo livello qualitativo. Forse pioggia di premi perché gli altri hanno premi relativi non tanto al Vinitaly ma quanto al premio di fine anno, che era il premio evidentemente forse più prestigioso che l'azienda ha avuto, quello di essere riconosciuto a Londra dall'International Wine and Spirit, il più prestigioso concorso internazionale quale miglior produttore italiano, evidentemente onora e dà giusta gratificazione agli sforzi qualitativi e non solo che la Cantina di Soave sta facendo in particolar modo nell'ultimo decennio. Riconoscimenti che dal punto di vista internazionale quanto valgono? Direi che soprattutto per quanto riguarda il premio dato a Londra è un riconoscimento di valenza e di valore internazionale, per certi versi forse soprattutto internazionale, e con la proiezione di mercato che ha Cantina di Soave prevalentemente verso l'estero a doppia valenza. Rimanendo invece a casa, quando verrà inaugurata la cantina, ormai di fatto già operativa? Ma diciamo che l'inaugurazione ufficiale, anche se non è prevista ancora ufficialmente la data, sarà a settembre. Però ci solleva il fatto che dal punto di vista almeno operativo degli impianti, la maggior parte degli impianti già nel corso degli ultimi mesi hanno avuto avvio e quindi adesso la maggior parte degli sforzi sono terminati, avremo il completamento nei prossimi mesi e finalmente brinderemo al nostro nuovo stabilimento.